Un crepuscolo durato tutto il giorno, una malinconia da morire. Il cielo si sfaldava in nebbia e la nebbia cancellava Superga. Dice il capellano della basilica, ho sentito un rombo paurosamente vicino, poi un colpo, un terremoto, poi silenzio e una voce di fuori, è caduto un apparecchio. Questo è il terrapieno che sorregge il tempio. Già monco dell'ala sinistra l'aereo diroccò 13 metri di parapetto. Coda e timone si staccarono sulle soglie della porta che la fusoliera aveva sfondato. In un locale attiguo furono trovati due dell'equipaggio. Questa la breccia che aprì il motore centrale, finito accanto ai piloti. Sparsi dappertutto i rottami, mentre i passeggeri che erano nella carlinga vennero compressi in 2 metri quadrati. Ironicamente illese le ruote. Resti del giornale di bordo privo degli ultimi fogli. Gli appunti di Casalbore, la fotografia del campo di Lisbona. E scarpe, calzettoni, ginocchiere. La tessera universitaria di Bacigalù. E sentimenti non sapeva che Bacigalo tenesse tanto vicino. E ancora scarpe. Quanti gol avranno segnati? Ammutoliti gli entusiasti della domenica. Bandiera a mezz'asta alla sede della società, drappo funebre al balcone. Silenzio. Ossola e Gabetto pallidi in questo bianco e nero. Diciotto commemorazioni su questi giornali che raccontavano le loro vive gesta e 3 dei loro narratori li seguirono sino oltre la porta dell'aldilà. Tosatti, Cavallero, Casalbore. E qui Casalbore lavorava fra i ricordi dei voli giovanili e l'immagine del suo più vivo amore, la piccola Valeria. Il suo ultimo commento appare oggi attraversato da un inconscio presagio. Torino ha offerto il più illustre dei suoi palazzi per ospitare l'ultima vigilia di questi giovani. Le loro salme sono state identificate con fatica e ricomposte con amore. La folla preme, mareggia, come le porte degli stadi. Ciao mamma, dicevano per radio. Addio figlio, risponde questo singhiozzo. Lui, il capitano. Una donna piange nell'ombra, Gabetto. Un viso asciutto ti fissa immobile, Maroso. Sono le 17, la stessa ora. Scendono sulla gente le parole che Barassi pronuncia nell'interno di Palazzo Madama. Il Torino è proclamato vincitore del campionato per la 5ª volta consecutiva. La moglie di Gabetto aveva telefonato all'aeroporto. Sono morti tutti, le avevano risposto. Ed era stata la prima a piangere. Ma no, non piango, dice la moglie di Maroso. Il governo era presentato da Andreotti. 500.000 persone nel corteo e lungo il corteo. Centinaia di corone per i campioni, i giornalisti, l'equipaggio. Su questo schermo settimanalmente evocavamo i vostri nomi. Li ripetiamo per dirvi addio. Mazzola, Bacigalupo, Aldo e Dino Ballarin, Bongiorni, Castigliano, Padini, Gabetto, Grava, Greta, Loide, Maroso, Martelli, Menti, Oberto, Ossola, Rigamonti, Suve. Roma. San Carlo al Corso, ufficio funebre per i caduti. E così in tutta Italia. Più cupo dolore dell'indomani, i fratelli di Mazzola, la moglie di Dino Ballarin. E i figli, la bambina di Greta, una figlia di Dino Ballarin. I bambini di Aldo Ballarin e l'altro figlio di Dino. Un tuffo al cuore. Dietro questa porta si è sentito rimbalzare una palla. Chissà se un giorno questi due saranno Gabetto II e Gabetto III. Il fratello dei Ballarin. In famiglia hanno sentito la notizia per radio. 2 in una volta. E i due partono per Chioggia. Ed è tornata la domenica. Passano gli aerei sui cieli dei campi. In tutte le partite un minuto di silenzio. Ma sul loro campo non si è giocato. Il sottopassaggio è rimasto vuoto. Negli spogliatoi gli armadi, il loro corredo che doveva servire ancora chissà per quante partite. Di qui prelevarono le scarpe e i calzettoni che bevvero la pioggia del 4 maggio sul terrapieno di Superga.
Oggi non è volata la moneta. Nessuno ha scelto il campo. Oggi niente palla al centro. Loro, quando andava male, stringevano i denti e recuperavano, vincevano ancora. Sotto, ragazzi granata. Stringete anche voi i denti. Adesso tocca a voi.